Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarda Bike e oggi vi presento una mountain bike di casa Lapierre. Si tratta di una Spicy 3.0 Fit, ossia una mountain bike full suspension dedicata all'enduro. In questo caso si tratta di un modello dotato di telaio in alluminio e ruote da 27,5. Ma grazie al suo sistema flip chip è possibile utilizzarla anche con ruote da 29 pollici. Si tratta di un modello entry level dal prezzo davvero interessante. Andiamo ora a vedere la sua scheda tecnica. La Spicy 3.0 utilizza la stessa configurazione che viene utilizzata dal team Lapierre all'interno delle competizioni di enduro. Nella versione da 27,5 equipaggia sospensioni da 170 mm, sia per l'anteriore che per il posteriore. Mentre nella versione con ruote da 29 pollici, il travel scende a 160 mm per anteriore e posteriore. Il telaio è dotato di un sistema flip chip, collocato alla base dell'ammortizzatore. In questo caso, semplicemente andando a ruotare il punto di infulcro, potete modificare le geometrie, andando quindi ad ospitare ruote da 27,5 o da 29 pollici. Si tratta di un mezzo entry level, in questo caso la componentistica è robusta e affidabile. Per il comparto sospensioni troviamo due ammortizzatori di casa Fox. All'anteriore una prestante forcella Fox 36, dotata di cartuccia Fit. Andando a ruotare il pomello si può quindi andare a regolare la velocità di affondamento alle alte velocità. Per il posteriore troviamo invece un Fox Van a molla nella versione Performance. Il carro posteriore integra anche un piccolo parafango che è stato ideato appositamente dalla Pierre per andare a proteggere l'ammortizzatore posteriore dal fango e dai detriti. Il telaio della Spicy 3.0 ha una finitura RAW, ossia l'alluminio viene lasciato a vista con una copertura di vernice trasparente, un effetto davvero piacevole che dona lucentezza al telaio. Integra le protezioni in gomma nei punti più esposti, come ad esempio nel carro posteriore. La trasmissione è di casa SRAM. Si tratta di un set completo monocorona da 12 velocità, modello SX Eagle. I freni sono sempre di casa SRAM, il modello Guide T, e sono dotati di 4 pistoni accompagnati da due rotori centerline, entrambi da 200 mm. Le ruote sono in alluminio e sono di casa Lapierre. Il canale interno misura 30 mm. E montano delle coperture Maxxis. All'anteriore troviamo un Minion DHF, mentre al posteriore un Minion DHR. Entrambi con sezione generosa da 2.5. Completa poi il corredo un reggisela telescopico sempre di casa Lapierre, dotato di un'escursione di 125 mm. Anche la sella è della casa e ha un'estetica davvero accattivante. Per finire troviamo un attacco manubrio corto da 35 mm abbinato con un manubrio da 80 mm. Anche le manopole sono di casa Lapierre. Tempo permettendo andremo presto a testarla sul trail. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per stare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!